Ciao a tutti e benvenuti in Neurosis. Allora, andiamo a raccogliere Jasper. Allora, intanto raccogliamo anche... Ah, sbagliato, sono entrata, però riforniamo. Oh, ciao, come va qui? Volevi qualcosa in particolare? Ah, ti volevo rifornire intanto, perché sennò poi mi rimani senza oggetti. Coperta di lana, sì. Ah, ma ce l'avevi quasi al massimo, che bello, bene. E abbiamo reso felice. Però io volevo riprendere un po' di soldi, di acqua gemme. Tac, vai. Anche qui un po' di acqua gemme. Ottimo. Oh, qui devo rifornire. C'era l'X. Rifornisce, poi se no non compra niente la gente. Ok. Grazie. Vai, era triste, ma l'abbiamo rimesso il sorriso. Qui alle bibite manca roba. 20, vai, perfetto. Mi fanno altri compare i succhi di cactus qua, eh. Perfetto. Andiamo. Ah, scusi signor Pingufo, non volevo disturbare. Mi fornisci? Come mi hai messo? Scorta. Vai. Perfetto. Bravo Roto. Oh, vedo che l'osi sta aumentando, eh. Che c'è? Che c'è? Dici, ce l'hai fatta, capo. Le piante del caso che avevano invaso l'osi sono sparite. Evviva, evviva. Capisco, è così. Questi quarzi luce hanno un potere eccezionale. Ora che ci penso, mi è capitato di sentire parlare tanto tempo fa. I Sherak, che vivono nel villaggio a sud, posseggono una pietra verde che emette una luce scintillante. Potrebbe trattarsi uno di questi quarzi luce, no? Steti, è l'informazione che stavamo cercando. Partiamo subito verso il villaggio Sherak, alla ricerca del quarzo di luce. Sembra prima di partire. Ma da che parte è il sud? Vabbè, ora prendiamo una bussola. Però, prima di partire, volevo. Jasper, dov'è? Dai, era venuto Jasper, volevo accoglierlo. Di qua non si può mica partire così. Devo anche aumentare gli abitanti. Eccolo qui, novità. Sopra la sua testina c'è scritto: Ehi là, sono Jasper, sono esperto conoscitore di fasce. Ero sulle dune di Bahar a sud fino a poco tempo fa, ma poi ho visto una splendida luce nel cielo del nord. Così mi sono incamminato verso la luce e ho notato che il tunnel dei detriti era aperto. Ecco. Come sono finito qui? Questa è la mia storia. Piacere di conoscerti. È un piacere vederti, ma purtroppo devo informarti che ho perso una mia roba venendo qua. Quando ero sulle dune di Bahar, sono stato inseguito da degli spinadilli. Mi sa che mi è caduta là. E seguiamo anche questa. Vai. Strumenti preziosi. Borsa di stoffa. Ha impostato la richiesta di Jasper. Perfetto. Jasper ha detto di essere venuto dal sud, no? Forse la strada che va verso sud è diventata percorribile? Dai, Teti, prova ad andare al tunnel dei detriti. E più certo. Presa questa, anche questa mansione, vado in giù. Anzi, prima salvo, prima di partire. Che è? Infatti vedevo qualcosa in strada alla fontana. Guarda, Teti, alla fontana è apparso uno spirito della luce. Gli spiriti della luce appaiono solo nelle oasi felici, lo sai? Spero che questa oasi si riempia sempre più di abitanti felici. Così arriveranno tanti spiriti della luce. Ale! Ingrandendo l'oasi nella piazza della fontana compariranno gli spiriti della luce. Con l'avanzare di livello dell'oasi appariranno spiriti di colore diverso, fino al massimo di 7. Quando l'influenza del caos diventerà più forte nell'oasi, gli spiriti della luce si dileguano. Ah, ecco, perfetto. Beh, ne abbiamo uno. Bene. Intanto. Salvo. Sì. Perfetto. E qui ci siamo. Creiamo un gruppo? Ma sì, vai. Formazione. Va bene. Va bene così. Andiamo. Di qua la strada. Ok, perfetto. Andiamo verso sud. Rotolando verso sud. Di qua. Ovviamente facciamo anche rifornimento di cactus. Ottimo. Che succhi di cactus viaggiano come se non ci fosse un domani nella mia oasi. Beh, cactus tondo. Proseguiamo. Ci siamo vicini. Vediamoci la spada, ma che andiamo più veloci così. Chi è? Said, ho sentito che da queste parti è sbocciata una nuova oasi e sono corso qui, però ho trovato la strada bloccata. Visiterà. Perfetto. Le informazioni sulla tribù dei bulbini sono state registrate.
E per giunta anche tu vivi lì? Ora che lo so, devo andarci per forza. Ottimo, e Said lo abbiamo. Allora, cambiamo. Perfetto. Qui mi sa che c'è da fare tipo flipper. Intanto attiviamo qua. Perfetto. Ma sì, salviamo, va. Ottimo. Poi, ma qua c'è qualcosa. Non apribile per adesso. Però ho come l'impressione che bisogna usare questo fiore. No, ho l'impressione sbagliata. Però come faccio a farlo entrare qua dentro? E se lo faccio rimbalzare? Vabbè, vediamo un po'. Alziamo questa. Ti fa tipo flipper. Allora, vediamo. Proviamo un po', Roto. Devi fare sponda tipo flipper. E infatti, eccolo qua. Là. Un pulsante. Ottimo, eccolo qua. Liberate la porta. E il peti. Cosa vedono i miei occhi qua? Oh, questo è di livello 4, eh? Questo è di nostro livello, devo dire. Ah, già morto, vai. Colpo qua. Un altro colpo di qua. Di qua, ottimo. Poi, riduriamoci qui. Qua, qua. C'è qualcosa da aspirare. Oh. Qualcuno moriva, eh. Io tiravo botte nel mucchio. Ale, e si è aperta la porta. E scendiamo giù. Oh, che so questi? Questo mostro del caos vola. Prendi bene la mira. Devi mettere a segno il colpo. Puoi attaccare i nemici volanti facendo prima atterrare con la magia del vento. Ok. Sembra un piranha volante. Ale, che è? Un osso di pesce. Sì, sì, raccogliamo cactus. E che c'è qui? Il colore del cielo, delle montagne, del deserto e dell'acqua. No, in ciascuno di loro c'è qualcosa che non mi convince. Usni, un artista che prepara zuppe colorate. Ho già raccolto gli ingredienti per le mie zuppe. Potrei andare via e cercare un posto e riposare con calma. E poi venire nella nostra oasi, eh? Ritorniamo indietro. E allora, ok. Riusciamo. E proviamo a passare da lassù in cima. Da qua. Aspetta, intanto. Salvo, va. No, no, che è nulla. Salva. Perfetto. Controlla un membro del gruppo che ha l'abilità da scavo a premere A per ottenere materiali nei punti dove il suolo brilla. Sì, lo so, però. Eccoci, qui c'è una porta e passiamo di lì. Che per adesso secondo me ci serve Roto. Questo è. E quanti abitanti ci sono? Bene, bene. Ehi, non so chi tu sia, né da dove tu venga, ma arrivi proprio al momento giusto. Scusa, potete un favore? Lo vedi quel masso enorme laggiù? Sì. Cosa dobbiamo fare? Pare che lì dietro ci sia una stele che mi incuriosisce molto. Purtroppo però è dall'altra parte del precipizio. Ti va di cercare insieme un modo per raggiungerla?
Possiamo provare, ma la vedo buia, devo dire, molto buia. Tanto che cosa c'è? Un pesce volante. Vai, ciao. Ripassa domani. Andiamo di qua. Questa è una bomba. Tanto non bisogna andare qua, per la nostra storia bisogna andare di qua, ci ritorneremo in un secondo momento. E che? Dune di Bahar. Allora, intanto qui a dritto c'è qualcosa di interessante. Ha parato! Come osi parare? Aia, oh. Dal dietro bisogna tirargli le botte. Lì dove ha il sedere rosa. Attenzione! Cure, cure, subito, perché se no ci ha avvelenati. Perfetto. Ale, zanna di scarabeo. Nuova ricetta, ottimo. Andiamo di qua. Eccolo là, quello che ci interessa. Sono due? Come due? Beh. 43, oh, io sono morta, aiuto! Premere, premere, oi oi, oi oi. Oh, si è rianimato Teti? Si è rianimato? Aspetta, cura. Devo fare un po' di cure, eh? Ah, ma sono di livello 6, ecco perché sono un po' difficili i miei tostini, eh? Vabbè, un bel 10. Facciamone fuori uno alla volta. Vai, è caricato, ottimo. Questo dovrebbe bastargli. No, scherzavo. Ma quanto duri? Ora sei morto. E uno. Vai a correre via, a correre via. Vanda a finire. Bene, sono metà. Ora, ora che dondola, vai. Vai. Ancora. Ok. E questi abbiamo fatti fuori. Lo spinadillo ha lasciato cadere qualcosa. È una borsa di stoffa. Dentro ci sono diversi attrezzi. Sta di certo la borsa di Jasper. Ho ottenuto la borsa di stoffa. Ale. Ok. Intanto, questa è la storia. Era la missione secondaria. Andiamo verso la missione primaria. Questa cosa sarà? Un cactus e una polpa di cactus. Che è una novità, la polpa di cactus. Oi oi, cos'è? Ora, io ve lo dico, non siamo messi bene. Aspetta, prendo questo. Ah, no, è cactus. Pensavo fosse un fiore. Ma se facciamo una mega... Aspetta. Idroportale, sì. Tanto poi si ritorna qua.
Andiamo un po' a recuperare energie. Bene, livello 5. Andiamo subito a consegnare la missione a Jasper. Poi ce ne ritorniamo indietro. No, sei entrata dentro. Scusami. Ok, acquagemme raccolto. Jasper, dove sei? Eccoti qui. No, questo è più ingufo. Ah, la mia borsa, quella l'hai cercata per me. Ero in difficoltà, perché senza la mia borsa non potevo fabbricare le fasce. Ti ringrazio. Ecco, tieni, chissà, magari torna utile. Un turbante del deserto. Oh là là. Oh, e Jasper diventa nostro amico. Come si fa a non avere un debole per te? Sei così gentile, ti prego, fammi vivere nella tua oasi. Va bene, allora ti puoi insinuare nella mia oasi. Ora puoi piantare la nuova bulbo bottega di fasce. E siamo a 8 abitanti. Perfetto. No, aspetta, volevo. Ah, gestione, ecco. Questo volevo fare. Qua. Sì, mi ci sta, perfetto. Ho anche i soldi per farla. Saltiamo. Guarda, guarda che splendore la mia bulbo bottega. E quindi abbiamo anche una bella bottega di fasce, grazie a Jasper. Quasi quasi vado a parlare anche con Esna. Vediamo se mi fa aumentare il livello dell'Osi. Buongiorno Teti, secondo Shakurei le canzoni possesse un quarto di luce. Diamoci al. Va bene, sì, dobbiamo andare. Niente. Allora. Ce l'ho dell'arena, aspetta. Ok. Liberato lo spazio. Allora, visto che abbiamo soddisfatto la richiesta di Jasper, e prima di ripartire. E qui c'è dell'arena. Prima di ripartire per il sud, nella missione principale, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E adesso un mega ciao a tutti e alla prossima!